aver sistemato un po' questa stanza, mi sembra che sia venuta discretamente bene. Poi sarà da migliorare ancora un po'. E questa è l'altra parte che l'ho risistemata. Tutto questo non le posso fare. Bene, ne ho preso tutto. E mentre poi qua c'è... Ho fatto il dittamo qua. Vedete, ho sistemato un po' le cose. Andiamo avanti. Non mi dispiace come è venuta. Adesso andiamo. Revelio. Allora, incontrati con Sebastian. Allora, prima di tutto bisogna cambiare un attimo. Allora. Possiamo farlo allora. Qui mettiamo. Una cosa, io metto questo qua. No, aspetta, facciamo una cosa. Adesso glielo metto a qui e qua li metto.
Ok, facciamo una cosa così per ora. Revelio. Andiamo a vedere un po'. Ehi, qui! Cosa ti è successo? Sebastian, da quanto tempo? Eh sì? Felice che tu abbia ricevuto il mio gufo. Devo mostrarti una cosa. Ehi, grazie ancora per quello che hai fatto in biblioteca. Figurati. La Scribner ha tentato di mandarmi in punizione, ma so come divincolarmene. Beh, ti sei preso la colpa al posto mio. Per me vuol dire tanto. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, ma mancava qualcosa. Forse sì. Questo non è il posto migliore per discuterne. Capisco. A breve nel sotterraneo potremmo parlarne meglio. Neanche i professori sanno della sua esistenza. Bene, bene, bene. Da questa parte. Ok. C'è un passaggio segreto proprio qui. È ben nascosto. Come hai fatto a trovare questo posto? Me l'ha mostrato il mio amico in Faustus Gont. Lui lo chiama il sotterraneo. Venivamo sempre a giocare a gobbiglie qui, con mia sorella Anne. Adorava quel gioco infernale. Cosa non darei per poter essere battuto? Revelio! Ti avviso, ho giurato a Infaustus di proteggere questo posto, quindi che rimanga tra noi, per favore. Non parla mai con nessuno. Di me si è sempre fidato. Non vorrei mettere a repentaglio il nostro rapporto. Ci intrufolavamo qui quasi ogni giorno. Non ci hanno mai detto. Revelio! Allora, vediamo cosa abbiamo trovato nell'ultimo... Ma c'è più così adesso. Revelio. Ho visto in Fausto sapozioni, credo. Sì. O forse era erbologia. Ho notato che usa la bacchetta per orientarsi nel castello. Esatto. Però non so come. In Fausto è nato cieco e nessun incantesimo può ridargli la vista. La sua bacchetta sembra quasi senziente. Non c'è da stupirsi. Ollivander l'ha sempre detto. È la bacchetta a scegliere il mago. È così che ha scoperto questo posto? In famiglia qualcuno conosceva il posto. I Gont sono pieni di segreti. Non ho mai udito nessun altro parlare di questo luogo. Né ho mai visto altre persone qui. Non parlarne con nessuno. In particolare in Faustus. Non è in buoni rapporti con la famiglia e i suoi segreti. Ma questo posto per lui è speciale. Capito. Ma... perché Infaustus non è in buoni rapporti con la sua famiglia? La sua famiglia paterna discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Sono tutti ossessionati dalla genealogia. Infaustus non li sopporta, ed è il primo a non farne segreto. Comunque, il sotterraneo è il posto dove rifugiarsi lontano da occhi indiscreti, ad esempio per esercitarsi con incantesimi proibiti. Ah, davvero? Tipo? Come la maledizione esplodente. I docenti sostengono che non sia un incantesimo adatto agli studenti. Un'educazione dignitosa deve prevedere ogni magia. Lo penso anch'io.
Un incantesimo come Confringo è pericoloso solo in mano a un inesperto. Sono magie da insegnare bene, non bandire. Ad essere sinceri, io sono di parte perché amo le magie più focose. Ma dovresti impararlo. Te lo posso insegnare io qui, in sicurezza. Interessante. Può volerci un po' per capire come funziona. Imita i movimenti della mia bacchetta. L'incantesimo è Confringo. Molto bene. Confringo. Ecco, ci sei. Ora vuoi provarlo sul serio? Colpisci solo i bersagli. Allora, abbiamo Confringo. Una saeta è lunga. Ok. Potrei metterlo. Vorrei che il sotterraneo rimanesse intatto. Prova con quei candelabri. Sono entrambi utili, ma vedrai che Confringo arriva un po' più lontano. Revenge! Qua un incantesimo comincia. Allora, scusatemi un attimo. Oh sì. Confringo! Ottimo lavoro. Come ti senti? Un po' accaldato. Ti ci abituerai. Incendio! Confringo! Sì, così. Credo di aver capito. Ben fatto. Interessante. Devo ammetterlo, mi sono divertito. La prima volta che ho provato Confringo con Infaustus, addio sopracciglia. Avrei pagato per vedervi. Non ce ne dimenticheremo mai. Ancora oggi, trovo che quell'incantesimo crei quasi dipendenza. Hai tutti torti. Non ce ne dimenticheremo mai. Ancora oggi trovo che quell'incantesimo crei quasi dipendenza, noi tutti torti. In effetti l'esplosione scalda l'ambiente. Ora capisco perché ci hai rimesso le sopracciglia. Ti ci abituerai. Infaustus ed io ci esercitavamo per ore. Il sotterraneo era il nostro rifugio segreto. Non tornavo qui da molto tempo. Non è la stessa cosa senza Anne. Mi dispiace per tua sorella. Se c'è qualcosa che posso fare... Magari la prossima volta che vado a Feldcroft potresti unirti a me e conoscere Anne. Le farà sicuramente piacere. Dimmi quando e verrò sicuramente con te. Le manca Hogwarts. È bloccata a casa con il nostro tutore, zio Solomon. Per tua sfortuna, dovrai incontrare anche lui. Vedere una faccia nuova è proprio quello di cui ha bisogno. Per me sarà un piacere. Grazie. Comunque, di cos'è che non volevi discutere nei corridoi prima? Non so da dove cominciare. Hai detto che mancava qualcosa da quello che hai trovato in biblioteca. Presumo abbia a che fare con quello che mi hai detto, sulla passaporta e la Gringot e Ranrock. Non ti sfugge niente. E sì, è così. Come sospetterai, c'è altro che ancora non sai di questa storia. Continua. Prometti che non lo dirai a nessun altro. Io ti ho dato fiducia parlandoti del sotterraneo segreto. Puoi fidarti di me. Va bene. Vedo le tracce di un'antica magia. Antica magia?
Non so cosa mi aspettassi di sentire da te, ma di sicuro non questo. Cosa intendi esattamente? Guarda, non ne ho la certezza. Ciò che so è che vedo come dei sospiri di un'antica magia che quasi nessun altro vede. Fig e io pensiamo che Ranrok abbia trovato il modo di imbrigliare quel potere magico. Mi stai dicendo che i goblin hanno in mano un qualche tipo di potere magico? È quel che stiamo cercando di capire. E questa tua abilità permette anche a te di governare questa magia? Io... non ne ho idea. Beh, quando lo scopri, dimmelo. Studio da molto tempo le forme arcaiche di magia. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Nel frattempo, con Rookwood e Ranrok entrambi alle tue calcagna, ti consiglio di esercitarti ancora con la maledizione esplodente. Passa qui tutto il tempo che desideri. E ricorda, non parlare a nessuno di questo posto. Okay. Quando vado a Feldcroft, ti mando un gufo. Revenio! Ah, prima di lasciare il sotterraneo, volevo questo modo ho sistemato un attimo... Revelio! Perché se io faccio così... Incendio! Poi faccio così... Confringo! Dipingo! Expelliarmus! Confringo! Accio! Revelio! Ah, si può fare, bene, bene, bene. Almeno... Ok, possiamo uscire. Era giusto esplorare bene le cose. Ciao, Sebastian. Aspetta. Ehi! Guarda che ti ho sentito! Oh, ciao! In Faustus, giusto? Ci siamo già visti a lezione di pozioni. E forse a erbologia? Riconosco quella voce. Ti ho sentito parlare con Garrett Weasley a pozioni. Sei quello nuovo del quinto anno. Sei appena uscito dal sotterraneo? Come hai fatto a entrare? L'ho trovato per caso. Ah, si chiama sotterraneo quella stanza. Ah, stavo esplorando un po' e all'improvviso ho trovato uno strano corridoio. Mi prende in giro? Nessuno trova quella stanza per caso. È stato Sebastian a dirtelo, vero? Una sola parola su questo posto e ti giuro che neanche il tuo adorato professor Fig potrà salvarti. Mio padre conosce bene il preside. Non esiterò a sfruttare questa amicizia se necessario. Credimi, Infaustus, non dirò una parola. E Sebastian è un buon amico. Non dovresti pensare subito male di lui, sai? Guarda che lo so anch'io. È il mio più vecchio amico, grazie tante. Infaustus, volevo solo... So benissimo cosa volevi dire. Sebastian si caccia già in troppi guai. Non ha bisogno del tuo aiuto. Ora gliene dico quattro a Sebastian. Revelio! Aspetta, voglio vedere un attimo se qua sì. Come se si può andare nelle... sala delle mappe. Allora, vediamo un attimo se io posso andare nella... nel sotterraneo. Stanze segrete, necessità, sala delle mappe. Per trovare proviamo un attimo una missione che dobbiamo fare, dobbiamo andare a fare questa. Raggiungimi il prima possibile.
Io sono di ritorno da una visita al ministero tutt'altro che produttiva. Spero che il tuo tempo sia stato più proficuo. Vorrei insegnarti Wingardium Leviosa, un incantesimo usato per far levitare gli oggetti per un breve periodo di Revenio. Una volta completati alcuni incarichi preliminari, raggiungimi nella mia aula. Allora, prima di tutto devo andare a vedere...